muovere il corpo per arrivare prima possibile al bersaglio, oppure sacrificare un po' di tempo per caricare un colpo e quindi arrivare in potenza. Non è uno meglio di un altro, sono due metodi diversi che è bene conoscerli tutti e due e saperli applicare tutti e due, perché vanno applicati in circostanze diverse. Generalmente il primo colpo, siccome non è un incontro sportivo, il primo colpo dovreste darlo quando l'aggressore non si aspetta che voi state colpendo. Quindi io farò il primo movimento che vi ho insegnato, cioè muovere direttamente per prima la parte del corpo che va a colpire. Esempio, devo colpire qualcuno alla mia sinistra, andrò direttamente con la mano e poi il corpo segue. Non andrò a caricare e colpire, perché altrimenti gli do un avviso. Ecco, quando usate questo metodo, non date nemmeno altri segni. Ci sono persone che vi avvisano qualche minuto prima che vogliono aggredirvi, perché urlano, diventano rossi, vi guardano fissi, vi grignano i denti. Non date questi segnali, ragazzi, perché se io do questo segnale è inutile che guadagni un decimo di secondo andando a colpire. Quindi, come dicevamo l'altra volta, parlate, dialogate, gesticolate, ma intanto mettetevi il mento verso il basso e la guardia su. No, guarda, ma io veramente hai ragione tu, ok? E già guadagni un po'. Guadagni due cose molto importanti: lo abitui al movimento delle braccia, quindi non si irrigidisce appena muovi un braccio, quindi lo anestetizzi, gli abbassi la soglia di allarme muovendo le braccia sconsolato, non lo guardate fisso, ma guardate a destra e a sinistra, come una persona che non ha più un riferimento, guardando verso il basso, a destra e a sinistra, con le mani aperte gli abbassate la tensione, mani verso di voi tensione, palmi verso di lui e invece relax. Potete averli in questa maniera, potete averli in questa maniera. No, guarda, veramente mi stai sbagliando, ma io qua posso colpire su. Questo vale, abbiamo detto, anche per i calci. Se voglio colpire in velocità, non farò un caricamento, ma vado a colpire di impulso. Il secondo colpo in poi, però, non ho più il dovere, la necessità di nascondere le mie intenzioni. Pertanto, siccome ho rotto il ghiaccio e magari anche il naso, poi dopo posso mettere tutto il corpo, perché quel decimo di secondo in più che io sacrifico non mi pesa, perché se già sono andato a segno non ho problemi che il mio avversario faccia le schivate. Questo è un problema nelle lezioni di difesa personale di chi a botte per strada non ci fa. Credono che ci sia qualcuno che schiva i colpi per la strada. Mai mi è capitato, nemmeno una volta, che io do un pugno e uno ha fatto una schivata. È impossibile, perché io parlo e do un pugno. Come fa a schivarlo? Se voi parlate con me, mi date un pugno, io non lo schivo, ho fatto 119 match, sono bravo. Ma se parlo con voi e mi date un pugno, non ci pensavo che mi davate un pugno. È molto importante. Quindi se il primo colpo lo posso dare in velocità, il secondo invece coinvolgo tutto il corpo. Coinvolgere tutto il corpo è un segno di avviso importante. Non posso il primo colpo che do fare un gesto del genere, quello lo vede, poi certo che lo schiva. Il primo colpo darò così e il secondo magari carico con forza. Quindi tutti e due i metodi sono corretti, ma il primo colpo deve essere dato senza nessun preavviso. Devo portarlo a pensare diametralmente opposto a quello che sto per fare. Ho intenzione di colpirlo? Allora dirò parole come: no, stai calmo, non volevo. Parole di una persona che non ha preso una decisione e è spiazzata, però è pronta. Bam, bam, bam. È molto importante. Dal primo colpo in poi, una o più persone devi colpire come se avessi paura di non fare in tempo a menarli prima che arriva qualcuno a fermarti. Perché sarebbe un dramma che tu dai un colpo a uno e poi ti fermi perché pensi che è abbastanza? E quello ti massacra, perché il vantaggio che avevi era del tempo. Quello vale l'energumeno. Tu sei una donna di 50 kg, come puoi sperare con un ceffone di cavartela? È chiaro che se dai un colpo e quello va a terra, ti sei difeso, scappi e hai fatto. Detto questo, pensiamo all'uso degli oggetti. Abbiamo classificato, quando abbiamo fatto le lezioni dell'uso degli oggetti che avete a casa, chi ha preso un giocattolo, chi un vaso, chi il telecomando,
che un mazzo di chiavi. Abbiamo classificato in diverse maniere, per esempio abbiamo classificato se io posso impossessare quindi questo oggetto senza che l'aggressore lo vede o se me ne impossesso davanti a lui, come fare, ma impossessarmene e parlando, ma no, veramente, e non farglielo classificare come un pericolo, ok? Per questo il telefonino è l'oggetto che le persone sono più abituate a vederlo in mano, quindi non penseranno mai che voi glielo date di dargli in faccia o in gola, un colpo in gola col telefono. L'abbiamo classificato in diverse maniere. La classificazione che vi invito a fare oggi, visto che parliamo di rapidità e di potenza, è oggetto pesante e oggetto leggero, non oggetto che fa più male, oggetto che fa meno male. Voi potete prendere quello che fa sempre più male, è ovvio. Però adesso classificatevi in oggetto leggero, oggetto pesante. Un oggetto leggero è meglio tenerlo nella arto che è più avanti. Quindi facciamo l'esempio di un telefono. Ho un telefono in mano. Ma guarda, me stavo solo chiamando mia figlia, stavo qui distratto, non ci ho fatto caso. Io così sono in guardia. Ho un colpo in gola e poi un ceffone. E quella persona non si sente sotto stress, perché in mano un telefono, che ce l'hanno tutti, è abituato a vedere il telefono. Trovatevi gli oggetti che generalmente avete intorno. È un po' più scomodo aspettare un'aggressione per dire che oggetto prendo, stai in ritardo. Abbiamo visto come usare un bicchiere, come usare una bottiglia, come usare una forchetta, come usare una penna, come usare il fermacapelli. Se l'oggetto che prendete è pesante, e quindi se è leggero, scusatemi, non mi metterò a fare un gesto del genere, perché perdo il vantaggio più importante nella difesa personale. Il vantaggio che rende una ragazza di 40 kg pericolosa per un energumeno di 100 kg. È il fattore sorpresa. Se una persona non la avvisi che la stai per colpire, puoi pesare 40 kg, dare un pugno a me e mi metti a sedere per terra. Poi forse mi rialzo, ma tutt'altro già sei scappato i 100 metri. Certo, sarà più facile per uno pesante, ma la difesa personale interessa un po' di più chi è indifeso. Se l'oggetto è leggero, è meglio averlo avanti, come potrebbe essere un coltello, ok? Che è già un'arma in realtà. Allora ce l'hai davanti. Davanti perché un oggetto leggero lo muovo con più agilità. Poi nel telefono non scegliamo il particolare, puoi prenderlo in questa maniera per darlo in gola, ma puoi anche prenderlo in questa maniera per darlo in faccia, eccetera, dipende dal tipo di telefono. Se l'oggetto però è pesante, allora non ti metterai davanti, allora lo metterai dietro, e quindi la postura sarà totalmente diversa. Ci avrai questo oggetto qui e andrai a colpire, ci sta che colpisci in questa maniera. Se l'aggressore va a rientrare dentro casa e non ti ha visto, stai dietro la porta, non c'è bisogno che fai nessun movimento, il primo deve essere proprio quello del colpo. Se invece l'aggressore ce l'ha davanti, non puoi permetterti di fare un gesto così ampio, gli dai troppo un segnale. Magari prima dai un colpo, anche dato male, ma guadagni un tempo, è fondamentale.